Antonio Gengaro, lunedì vi confronterete con gli altri candidati sindaco al Palazzo di Giustizia sull'edilizia giudiziaria, però c'è già una proposta che riguarda quel palazzo, cioè delocalizzare il Palazzo di Giustizia creando una piazza con un relativo parcheggio a Piazza d'Armi che ha lanciato il candidato genovista. Voi che ne pensate? Ma per me è una follia. Il Tribunale è un'opera di Marcello Canino, uno dei più grandi architetti ed ingegneri razionalisti, ha una sua dignità, è un proprietà del Comune di Avellino, fa parte del suo patrimonio, va ristrutturato, c'è una relazione importante del professore Sparo, cioè uno dei più grandi strutturisti italiani, che diceva che per la sua forma doppia corte era una struttura abbastanza sicura, ovviamente va rimodernato, riqualificato, c'erano dei fondi, in parte sono stati spesi, bisogna andare avanti, anche perché c'è stata la dematerializzazione del processo telematico, per cui c'è bisogno di meno spazi. A suo tempo noi già pensavamo col Project Financing di realizzare un parcheggio interrato e anche spazi per depositi ed archivi proprio nel parcheggio del Tribunale, e andremo avanti per questa strada. Ovviamente nel mio programma c'è scritto che tutto ciò che si fa per quanto riguarda il Tribunale lo si fa insieme agli operatori del settore. C'è una bellissima proposta che ha fatto Pasqualina Cone, figlio di giurista del grande Modestino, credo che bisogna muoversi in quella direzione, ma è la direzione che è scritta nel mio programma. A proposito di programmi, a proposito di diciamo ater che circolano anche sui social, visto che uscirà sui social questa intervista, è meglio che chiariamo anche questo. Una delle contestazioni che più fanno è che con Gengaro sindaco si torna indietro di 20 anni. A parte che 20 anni fa con Di Nunno la città era molto meglio amministrata di ora, eravamo una delle città all'avanguardia del paese, ma è una bugia assoluta. Io ho due figli, uno di 21 e 22 anni, penso a loro, alle loro generazioni, al lavoro da costruire, anche agli elementi di svago che vanno realizzati nella città. Ai nostri tempi facevamo un'estate avellinese che durava 45 giorni, il cinema in Piazza Duomo l'abbiamo inventato noi, tre grandi concerti a Ferragosto. Certo, ai tempi nostri nessuno ha potuto dire che ci facevamo i fatti nostri o che avessimo realizzato una società ad hoc tre giorni prima del Ferragosto, proprio che prendesse in esclusiva i cantanti che poi l'amministrazione ha scelto. Est modus in rebus, si dicevano i latini. Noi opereremo nell'interesse della città, degli operatori commerciali. Il mio cognome rappresenta la storia del commercio ad Avellino, come potrei essere io contro quelle categorie? Però bisogna anche trovare un equilibrio con i residenti, bisogna creare occasioni di accoglienza, potenziare i parcheggi di interscambio, perché poi quando ci sono queste grandi manifestazioni dobbiamo essere anche capaci di sapere accogliere chi viene dalla provincia o dalla regione e saperli organizzare, cosa che non sempre è accaduta. In queste ore si è toccato anche il tema della piscina comunale, definito uno scandalo dal candidato genovese il fatto che resti chiusa e non sia stata ancora affidata. Voi avete progetti e soprattutto che ne pensate di questa vicenda? Ma innanzitutto noi la pensammo e noi la inaugurammo la piscina comunale, quindi va subito riaperta, anche perché è l'unica piscina nella città di Avellino che può accogliere i disabili. Poi lo ricordo, è una piscina di 33 metri quadri, quindi è una piscina abilitata a fare la palla nuoto a livello professionistico. È una delle priorità, è un'opera bellissima che immaginammo nell'epoca dei project financing delle amministrazioni di centro-sinistra di metà anni 90, fu inaugurata, poi si è chiusa. Ma mica c'è qualche imprenditore della città di Avellino, amico dell'amministrazione uscente, che ha avuto interesse a non farla rilanciare, riaprire? Qualcuno se l'è chiesto questo? Sì. Dicono anche che voi siete contro l'idea di uno stadio Partenio Nuovo. Ma questa è una follia, io sono stato tra quelli che ha fatto intitolare il Partenio ad Adriano Lombardi, una bandiera, mio amico, un esempio di sport, di rigore morale, di appartenenza alla maglia. Solo chi va allo stadio solo per farsi i selfie e per farsi un po' di pubblicità. La cosa che più odio è questa strumentalizzazione dell'essere tifoso. Si è tifosi soprattutto quando l'Avellino perde.
Noi faremo un grande stadio di Avellino, ma che sia soprattutto una cittadella del calcio, una struttura sportiva, meno centro commerciale, più impianto sportivo, così come hanno fatto a Frosinone, a Sassuolo, a Cagliari, a Bergamo, quelli sono i modelli da seguire. Oltretutto discuteremo con D'Agostino, perché è nostro interesse fare tutto ciò di concerto con la proprietà dell'Avellino Calcio, a prescindere dal fatto che politicamente la pensiamo diversamente. E un'ultima cosa, quale sarà il primo atto di Gengaro Sindaco? Mi impegnerò perché il centro per l'autismo diventi una struttura pubblica a servizio di tanti bisogni delle famiglie che soffrono, soprattutto dei ragazzi che hanno bisogno di essere assistiti. Lì ci deve entrare con il titolo del comodato gratuito l'ASL, ci deve organizzare il suo dipartimento, portarci medici, psicologi, sociologi, operatori, fisiatri. E noi siamo al servizio del pubblico, poi il pubblico deve avere la capacità, uno, di ascoltare sempre le famiglie e di aiutarle, e due, poi di aprirsi anche alla cooperativa, quella cattolica, quella laica, che può dare sicuramente una mano.